Professore Carella, nel bosco di Santo Pietro, la nostra base di Ranelle, iniziamo oggi a raccontare un'idea che viene da lontano e un'idea che va lontano. Significa voler mettere a reddito in modo sostenibile il bosco di Santo Pietro per chi verrà dopo a vivere questa bellissima terra. 10.000 querce da sughero per il bosco di Santo Pietro per farlo ritornare come era una volta, per fare in modo che il sughero, che è così importante, ritorni ad essere il principe dell'economia in questo bosco. Qual è l'idea che viene da lontano e va lontano? L'idea è molto semplice, è quella di ritornare al passato. Quello è l'obiettivo, quello è di mettere ancora una volta a reddito le potenzialità che esistono su questa terra, per quanto degradata, per quanto negletta, abbandonata, ancora esiste la possibilità di farla diventare fonte anche di reddito, anche piccolo, comunque integrativo e a sostegno di altre idee che a poco possono diventare anche grandi. Noi stiamo facendo perché abbiamo trovato un aiuto e l'aiuto che abbiamo trovato ci consente di mettere nel piano piano negli anni, nel giro di 5, 6, 7 anni, queste 10.000 querce che tu hai, di cui tu hai parlato poco fa, in modo tale che forse fra 30 anni, 40 anche, la raccolta del sughero possa essere tra i benefici, uno dei benefici ricadenti su questo territorio. Non è l'unico naturalmente, perché contemporaneamente noi pensiamo di ricostituire con questa operazione la macchia mediterranea e di far tornare il bosco di Santo Pietro così come poteva essere, come ce lo immaginiamo 100-200 ci accompagni a vedere. E intanto vediamo la nostra postazione di compost che lavora e lavora anche per creare il nostro vivaio sostenibile con la raccolta delle ghiande nell'anello delle grandi querce. Raccontaci un pochettino l'idea. Non solo per il vivaio, anche per come letto per la piantumazione degli alberelli che metteremo a dimora nei prossimi 2-3 mesi. E adesso ci accompagna a vedere dove stiamo lavorando, anche perché racconta un attimo questa vicenda, cioè questa base è nata con una casermetta della forestale che è stata presa in gestione dal Ramarro e con un certo numero di ettari, e poi c'è stato un incremento, mi pare qualche anno fa, una crescita, per cui in questo momento quanti ettari sono qua in gestione? Sono 12 ettari che ruotano attorno all'edificio restaurato. Era un rudere quando siamo arrivati noi qua molti anni fa, quasi 30, e adesso è invece un rifugio con 16 posti letto, dotato di tutte le comodità, acqua calda, acqua fredda, riscaldamento, energia elettrica dal sole, dove cerchiamo anche di chiudere il più possibile i cicli biologici, cioè di fare economia circolare. E adesso dove ci accompagni? E adesso andiamo a vedere un po' un'idea di quello che potrebbe essere la proiezione che noi facciamo di questo terreno. Abbiamo un pezzettino di circa 500 metri quadrati dove noi vediamo il bosco che vogliamo. Questi 500 metri, se è possibile, li vogliamo fare diventare 10.000, 100.000, 125.000, tanto quanto è il nostro terreno in questo momento. Adesso ci farai vedere anche una sughera, che poi, anche per far vedere cosa significa una sughera, che età ha una sughera. In questo momento le sughere che vediamo adesso, che età hanno? Queste sono delle roverelle. Quindi non sono sughere, nel senso, quella sulla destra. Ecco, quella è una sughera. E cosa vediamo di particolare in questa sughera già? Questa sughera si vede già molto chiaramente il tronco di un colore e i rami di un altro colore. E che cosa è avvenuto? La differenza sta nel fatto che la parte bassa è stata decorticata e quindi è stato tolto la corteccia, il sughero, che è stato poi utilizzato per fare tappi nell'industria del sughero, e mentre la parte alta ancora ha il sughero, chiamato sugherone, così come era
prima, come è sempre stato. Cioè, il sottobosco di che cosa è formato qua? Diciamo. Questo sottobosco che cos'è? È completamente rivestito di cisto di varie specie, ce ne sono tre specie. E che cos'è il cisto? Perché è importante il cisto nel Bosco di Santo Pietro? Il cisto è importante perché... Raccontiamo, perché noi parliamo della ceramica e, come dice il nostro amico Turiscuto, a Russedda è stata fondamentale. La ceramica senza l'energia, senza il combustibile non avrebbe potuto nascere, non sarebbe nata. E questa pianta ha rappresentato per secoli, fino all'invenzione dei forni elettrici o a gas, il combustibile naturale. E c'è una festa qua. La festa della Russedda. E quando è? È dedicata alla Madonna. L'offerta del cisto alla Madonna, che poi naturalmente passava ai ceramisti in cambio di qualche spicciolo. E quando è? È alla fine di maggio. Caro Renato, allora stiamo andando nella zona in questo momento in grande attività, perché stiamo procedendo ad estirpare le erbacce che ci sono per favorire il fondo. Ecco, questa è sughera splendida. Una splendida sughera. Di dimensioni notevoli. Stimiamo. Circa 200 anni, 200 anni sarebbero anche il limite della vita media di una sughera, ma questa è ancora talmente rigorosa e talmente in salute, probabilmente potrà ancora vivere altrettanto, ancora 200 anni. E qui siamo immersi nel bosco, nel sottobosco, nella macchia mediterranea. Macchia mediterranea ha la specificità della abbondanza o della sovrabbondanza di specie vegetali nella stessa unità di superficie, quindi favorisce non solo le specie, l'habitat che è formato da piante e da animali, anche gli animali ne traggono grande vantaggio, e quindi trovando rifugio e trovando alimento in questo tipo di ambiente, che è quello che preesisteva fino a quando poi il degrado e l'abbandono non lo hanno quindi qui siamo decimato. Al centro dell'area che è stata affidata dal comune di Caltagirone al Ramarro e al Ramarro Sicilia, poi come associazione di livello regionale, per le attività di educazione ambientale, e quindi un'azione pratica di educazione ambientale è questa della ricostituzione. La concezione è quella di educare facendo, e poi stimolare possibilmente da parte dell'osservatore delle domande che servono ad approfondire i temi. Anche dal punto questa sughera è stata decorticata già. Questa è stata decorticata circa 7 anni fa. Fra un paio d'anni sarà pronta per essere ancora una volta decorticata, perché togliendo il sughero si toglie una parte che si stacca da sé nel periodo giusto dell'anno e non nuoce in modo particolare. Se è saputa fare bene l'operazione della decortica, non nuoce assolutamente alla pianta, ma dà un reddito a chi fa questo. Professore Carella, cosa abbiamo qui? Cosa inquadro io in primo piano in questo momento? Stiamo inquadrando in primo piano una splendida pianta di Camerops humilis, che sarebbe la palmanana. Però subito nello sfondo vediamo un altro ospite, che sembra strano. Che cos'è quello? Quella è, diciamo, una pianta aliena, purtroppo una presenza un po' scomoda per questo tipo di ambiente, perché è una pianta idrovora ed è l'eucaliptus che fa e ombra e consuma più. E noi invece qui che stiamo osservando questo giovane esemplare. Un giovane esemplare di olivastro, che crescendo pian piano diventerà forte e robusto, e noi speriamo possa soppiantare anche l'eucaliptus che abbiamo dietro, che in previsione dovrebbero essere tolti. E questa è una delle azioni fatte in questi anni di grande attenzione alla ricostituzione di questo ecosistema. Il nostro obiettivo è quello di riportare il bosco a come era prima, il più possibile sano, integro e ricco di vita animale e vegetale. Dove? Ecco, questo è un cartello che ci racconta. Questo dice che in quest'area, che è circa
un po' meno di un ettaro grande, dove noi non entriamo neanche a piedi, dove non abbiamo toccato niente, che ci può servire da termine di paragone. In realtà il bosco era di Santo Pietro è talmente degradato che per ripartire i cicli virtuosi hanno bisogno di un piccolo aiuto all'inizio. Noi questo lo facciamo soprattutto piantando alberi, come abbiamo detto, ma in questa zona noi non facciamo nessun tipo di intervento, ce la conserviamo come termine di paragone. Professore, dove stiamo andando adesso? Adesso stiamo raggiungendo una zona dove già l'anno scorso è stata effettuata l'operazione di piantumazione di 500, delle prime 500 piantine di questo lotto di cui parlavamo prima. Quest'anno ne metteremo almeno altre 700. Mentre parlavamo è passata Chilano. L'osservatore attento l'aveva visto, una delle due poiane che sappiamo essere qui. Orbitano costantemente. Che sono stanziali. Nella vallata. Della vallata. Questo fiume come si chiama? Figuzza. Quindi noi siamo nel, diciamo, nel bacino. Nella zona, sì, del Figuzza, che è un affluente. L'affluente del fiume che sbocca. Erminio. Cinaca. No, non no. È Erminio. Dirillo. Del Dirillo. Nel Dirillo. Qua cosa vediamo in primo piano? Questo cespuglio. Questo cespuglio è olivastro. È un esempio di associazione vegetale. Cosa, perché, allora abbiamo una. Perché abbiamo una, l'olivastro, abbiamo il lentisco. È un ampelodesmo. L'ampelodesmo. E poi abbiamo le piante erbacee che stanno alla base. Abbiamo il cisto, abbiamo la palma nana. Quindi in questo una angolo. Una quantità impressionante di piante che vivono in simbiosi, insieme, senza disturbarsi e felicemente raggruppate, si potrebbe dire. E questo è, stiamo arrivando nel nostro esempio, sì. Vediamo un esempio classico di, diciamo, di geologia del Bosco di Santo Pietro. Il Bosco di Santo Pietro è un bosco che si trova a circa 200 metri sul livello del mare, 300, no, 300 metri, e da qui degrada sino alla Fontana del Cacciatore. Fino a circa 50 metri di, certo, certo, di altitudine sul livello. Questa è un ottimo esemplare di quercia da sughero in crescita, è giovane, avrà circa 10 anni. Sì. Quindi in 10 anni abbiamo questo esemplare splendido, sì, di quercia, e noi vogliamo che tra 30 anni questa. E noi questa in questo quercia. Terreno che abbiamo davanti abbiamo già effettuato la piantumazione. Lì vediamo già degli esemplari. E vediamo anche degli esemplari. Questo che vediamo qui è un cespuglio? Questo è un cespuglio di lentisco. Lentisco. È un terebinto. Ci inoltriamo? Sì. Facciamoci queste. Entrare sempre sulla, mantenendo tutto la sinistra. E questo è l'esempio. Questa veduta, ecco, di insieme. Ecco qui, ecco qui. Cosa vediamo qui? Cosa vediamo? Qua vediamo il suolo ricoperto di piante erbacee e arbustive. Perfetto. E poi vediamo anche emergenti, se ben segnalate, tutti questi cilindri che sono shelter a protezione delle piantine che abbiamo messo qui. Vediamo in piena vegetazione lo scorso anno e sono in vegetazione. Perché abbiamo messo perché abbiamo messo questo, questa protezione? Perché altrimenti i roditori nel periodo della siccità massima, luglio, agosto, altrimenti rovinerebbero il fusticino, perché vanno alla ricerca di quel poco di umidità che si trova nella linfa che sale. E quindi questo. E quindi queste sono, questa è una piantina di quercia, già il fusto è uscito fuori dalla protezione, e ci sono piantine di sughere, di leccio,
Roverella. Di in questa zona abbiamo andato anche olivastro, anche terebinto, pistacea terebinto, e poi abbiamo anche del melograno nano, che è una pianta tipica della macchia mediterranea, che è praticamente scomparsa qua del bosco di Santo Pietro, e noi ne abbiamo rimesso. Ma perché la macchia mediterranea è così importante per noi? Per noi è importante perché innanzitutto è la nostra identità, è l'identità territoriale attraverso cui noi siamo riconoscibili o veniamo riconosciuti o ci identifichiamo. È importante perché è tipica delle nostre zone, è importante perché ci dà l'esatta dimensione di una natura particolarmente difficile da queste parti, perché è sempre verde, perché vince rispetto al fuoco, spesso è vincente. Direbbero come dire, gli esperti, che è resiliente. Resiliente, quindi bravo. Ha una capacità di? La resilienza, la capacità di ricostituirsi. E questa che sto inquadrando, che cos'è? Questa che stiamo inquadrando è una piantina dell'anno scorso di quercia, probabilmente da sughero. Sì. Professore, mi hai promesso che prenderai delle ghiande di quercia spinosa vicino alla fontana del cacciatore. Questa rara quercia spinosa, che è stata identificata dal professore Raimondo vicino alla fontana del cacciatore, è una quercia estremamente difficile da trovare, anche complicato da riprodurre, però tenteremo di reintrodurre anche in questo territorio la quercia spinosa. Con questa ripresa siamo quasi all'entrata della base del Ramarro Sicilia. Chiudiamo questa prima puntata dedicata al racconto di questa avventura, che è un'avventura che è nata quanti anni fa? Il Ramarro è nato nel 1990, questa base è dal 1993. Tu sai oggi cosa è successo a Roma? Roma è successo che il ministro della pubblica istruzione si sono incontrati, perché diventa sempre più integrato l'educazione ambientale, quindi il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della pubblica istruzione sono sempre più e ancora di più favorevole all'introduzione dell'educazione ambientale nelle scuole. Cosa possiamo dire per concludere questa prima puntata? Possiamo dire a questi ministri che siano seri una volta tanto e che facciano veramente quello che promettono, perché questa è la strada che noi abbiamo intrapreso alcuni decenni fa e sulla quale ci siamo incamminati da prima quasi da soli, solitari, e poi piano piano sempre più in compagnia. Quello che ci conforta è la speranza che la generazione che verrà dopo la nostra sia molto più convinta che la tutela dell'ambiente è una delle poche cose che valgono per le quali vale la pena di battersi e di impegnarsi. Grazie. Allora, professore, questo è il melograno nano. È una specie... delle 100 piantine di melograno nano che appartengono al primo lotto di 500 che abbiamo già sistemato in questa zona. E perché è importante il melograno nano? È importante perché è una delle specie che preesistevano nel bosco di Santo Pietro, ma che adesso sono diventate rarissime. E anch'esso produce dei frutti, questi frutti vengono mangiati, servono da cibo per animali, e quindi il ripopolamento da parte dei vari animali del bosco è facilitato dalla presenza del cibo. Dove c'è da mangiare e dove c'è rifugio per la notte, si sa che animali sono. E qua vicino c'è una zona molto ricca di tane, di conigli, di volpi e anche di istrice, porcospino volgarmente chiamato. Professore Carrella, abbiamo parlato di resilienza. Ma hai detto, fermate un attimo, ti illustro che cos'è la resilienza. Allora, vieni. Piuttosto, dici. Ti mostro un modello, un esempio da noi. Qua c'era una quercia di circa 100-150 anni che purtroppo perì nell'incendio del 2007 attraverso tutta la base. Un incendio doloso, naturalmente. Ebbene, la consolazione di oggi è quella che immediatamente dopo questo incendio, dopo un anno circa, è venuta fuori dal bruciato, dal nulla, quindi
questo splendido virgulto di quercia. E se invece fosse stato un pino? E se fosse stato un pino? La differenza è proprio questa, che se fosse stato un pino sarebbe, ci sarebbe il tronco ancora morto a terra, ma marcescente, ma non sarebbe nato niente al suo e posto. E quindi perché, noi possiamo affermare... la quercia e le piante della macchia mediterranea, e come dire, sono fatte apposta per questo clima e per resistere maggiormente al fuoco e per rinascere anche dopo il fuoco. Questo è questo che sto inquadrando, osserviamo. È quindi quella parte di bosco che non è stato toccato ed è rimasto così come noi lo vediamo, proprio per dare un'idea di, della macchia incontaminata che noi avevamo. La macchia che si sviluppa da sola, dove noi non interveniamo né con aiuti, né con acqua, né con nuove piantagioni, ma lasciamo che la natura faccia il suo corso in maniera indisturbata. Professore, mi hai rimproverato così benevolmente perché dice... che stiamo parlando da qualche minuto, ma non abbiamo così citato la parola magica che in questi casi si cita, si parla di questa famosa biodiversità. Noi invece l'abbiamo più che... Il tocco è mio, naturalmente. Più che nominarla, l'abbiamo, come si dice? La viviamo. L'abbiamo vissuta. Quindi, e qua un'altra pianta che ci volevi, far vedere. Il che concetto cosa? Della quantità di piante diverse nella unità di superficie. Sopra di noi la quercia da sughero, poco al di sotto, in un secondo livello vegetativo, la roverella. E qua un'altra grande roverella. E sotto tutti gli arbusti, che sono la maggior parte nella macchia mediterranea, non sono gli alberi, ma sono quindi, gli arbusti. E quindi noi qua siamo in un grande serbatoio di carbonio. Un siamo contenitore anche di carbonio, certo, perché abbiamo una ricchezza notevole, la famosa biodiversità, che è garanzia di continuazione della vita, garanzia di qualità. Qualcuno potrebbe dire, ma tutte queste erbacce perché non le puliamo? In realtà il pregio principale di stare in questo bosco e di respirarne anche l'aria. Ma allora la prossima puntata, mercoledì prossimo, dove ci porti? Ci porti a vedere la Fontana del Cacciatore? La Fontana del Cacciatore la chiamerei Fontana dell'Ambientalista. Naturalmente ci porto molto volentieri, soprattutto per lo splendore che si può ammirare in questo canalone che contiene anche questa fontana. Ed è parte dell'anello? Parte dell'anello delle grandi querce, un percorso fatto proprio per vedere, diciamo, per avere un'idea di come poteva essere l'antica foresta a galleria della macchia mediterranea nel bosco di Santo Pietro, e come vorremmo noi che tutto il bosco, che sono circa 6.000 ettari, potesse rinascere. Non dimentichiamo la continuità ecologica con un altro grande bosco. Appunto, la speranza è quella di riunire, perché sono a poche centinaia di metri di distanza, il bosco di Santo Pietro con la sughereta di Niscemi, e farne unico ambiente protetto, un'unica riserva, con possibilmente parco, oppure possibilmente con il un unico parco, bosco di Santo Pietro, un'unica gestione, riserva sughereta di Santo Pietro di Niscemi. La sughereta di Niscemi e la piana, la ZPS, massimo, la piana di Gela. Il massimo, quindi sarebbe la piana di Gela, che culmina con il Bipiere. Quello sarebbe un'estensione auspicabile e desiderabile, quanto vuoi, diciamo, resta un sogno forse, ma se le cose si possono sognare, secondo noi si possono anche realizzare.